L'area di Mocarta, che fa parte del parco archeologico di Segesta, è stato oggetto di un incendio che ha danneggiato prevalentemente le staccionate in legno, che delimitano i percorsi predisposti per i visitatori. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani. Il sito di Mocarta ricade sul territorio di Salemi ed è un sito preistorico scoperto alcuni anni fa. Da un primo sopralluogo effettuato dalla dirigente del parco, Rossella Giglio, non risultano danni ai reperti archeologici. Certamente la situazione è un po' spiacevole eh, perché un incendio mh, è sempre una piaga nel nostro territorio eh, noi però certamente siamo propositivi perché le nostre pietre sono immuni diciamo, dalla distruzione quindi abbiamo avuto sicuramente dei danni che le autorità preposte i vigili del fuoco insomma, stanno, stanno verificando e noi eh, sicuramente eh, con i miei collaboratori del Parco Archeologico di Segesta provvederemo per ripristinare i luoghi per eh, le saccionate che in parte mi dicono sono andate distrutte. E vorrei però dare un segnale positivo a, questo, a questa situazione perché non soltanto in provincia di Trapani ma in tutta la Sicilia, in tanti posti eh, ci sono purtroppo questi problemi. Eh, il sito di Mocarta è un sito magico. Io vorrei qui chiedere alla cittadinanza onesta e sana, soprattutto ai giovani. Ricordo i ragazzi del Liceo Classico di Salemi che hanno fatto una, uno studio veramente interessante. Un video insomma con, con i propri insegnanti veramente una cosa notevolissima. E quindi insieme a loro, insieme alle scuole, insieme all'autorità, al signor Prefetto, al Sindaco, insomma vorrei avere eh, l'opportunità di promuovere un'iniziativa prossimamente, certamente non subito, proprio per presentare il luogo al nostro ricordo, al ricordo di tutti e noi abbiamo proseguito in questi mesi a lavorare sia per quanto riguarda lo studio dei materiali, per quanto riguarda lo studio diciamo, di tutte le ricerche che sono state fatte nel passato, appunto per diciamo, promuovere e portare avanti il sito di MoCarta. Quindi darei un appuntamento a le persone che ci ascoltano e ringrazio per questa attenzione che dedicate all'archeologia all e alla eh, tutela del nostro patrimonio monumentale archeologico invitando a data diciamo, prossima eh, un pomeriggio al tramonto per ricordare insieme a noi anche Sebastiano Tusa che è stato diciamo, il collega che ha dato maggiore impulso alla ricerca e che ehm, eh, diciamo, ha aperto questa ricerca che ha aperto nuovi spazi e nuovi, nuovi confini alle conoscenze della, della storia e della preistoria, soprattutto siciliana del nostro territorio.